Buonasera, buonasera, non c'è nessuno, ma io devo parlare scelto perché chi aprirà la live vista in differita non può vedere la mia nonnicunendi. Quindi io parlo, inizio a parlare scelto. Vabbè, comunque attendiamo che qualcuno entri, perché come sto parlando solo in questo momento, anzi no, qualcuno ha già cominciato ad entrare. Attendiamo e cominciamo i saluti. Scelto, il conte sta arrivando. Vediamo qua. Ah, sì, già siamo in 60, quasi scelto. Buonasera, amici di YouTube, amici di Instagram, amici di Facebook, amici e nemici di TikTok. Certo, buonasera a tutti, buonasera dal vostro digital content creator preferito. Certo, perché avete altri digital content creator? Anche no, io sono il vostro preferito, no? Certo. Buonasera a tutti, buonasera, buonasera all'Eleorefice, Nella Presti, buonasera Corrada Cretto, Anna Panico, Panico. Buonasera Antonia Loredana Caruso, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti in questa live serale dei morti di fame. Certo, buonasera, buonasera Cassugno, sempre Cassugno, certo. Buonasera a tutti, vi amo, ve l'ho mai detto questa parola che vi amo, ve l'ho mai detta, non mi ruoti su questo, comunque, certo. Buonasera a tutti, il conte sta per arrivare, ve lo prometto, sta per arrivare. Buonasera a tutti, vi amo, ve l'ho detto, benvenuti in questa live. Vi ricordo che tra poco inizia il party, preparatevi le stelline gratis perché tanti di voi, chi non le ha mai inviate o a campione Facebook ve le ridà, ce le avete gratis, quindi a voi non costa nulla. Quando inizia il party inviatele perché lo sapete. A noi serve che questa live arrivi fino alle stelle. Come arriva alle stelle? Con le stelle. Quindi inviate assistiti e non vi fate pregare. Dov'è la meraviglia del Conte? Ora arriva la meraviglia. Buonasera Parisi, buonasera Carmen Volpi, buonasera a tutti, buonasera Falcetta, buonasera e benvenuti nuovamente in questa live. Grazie Mariella Romeo per le prime stelline. Alle prossime inizia il party. Buonasera Ramona, buonasera Gisella, buonasera a tutti. Come sta? Sono passati davanti a casa vostra. Ma perché tu sai dove stiamo? Scelto. Siete uno spasso dell'amore. Grazie Felicia. Passate di cazzo, perché non suonavi? Perché non mi buttavi qualcosa? No, tu solo sei unico, non si può scelto. Cioè, sono il vostro content creator preferito, vero? No, Conte. Conte Ingiù, io sono un content creator, scelto. Il conte sta arrivando, sta sfumazzando, ma arriva, ve lo prometto che arriva. Perché non ce ne parlate della zia Fanny, certo, quella meraviglia della zia Fanny, che ve l'abbiamo oggi un poco menzionata, una bella donna zia Fanny, che ora ve ne parlerà lui perché è sua zia, io non l'ho conosciuta purtroppo, so tante storie sulla zia Fanny, però certo, meglio che la racconta lui prima che io faccia errore. Grazie Giuseppe Grasso, grazie per le stelline, credo che sia iniziato il party. Grazie Gerlanda Viviana Fazio, datemi conferma. Buonasera Corrada, se è iniziato il party, perché se è così, attendo tutte le vostre stelline. So che non mi deluderete, come sempre, scelto. Mi fai morire dalle risate. Grazie Betty. A proposito, oggi siamo andati a Etnapolis na Urpi. C'era Gufetta con suo marito. Grazie Patrizia Di Benedetto per le stelline. Il conte arriva. Ed erano con la loro piccolina Nicole Lucia, nata da 20 giorni. Una meraviglia. Proprio era mica tanta. Dice: prendetevele in braccio e fatevi la foto. Se no, io mi scando. Sapete che ho conte? Perché quando sono troppo piccoli non. Ah, qua è arrivato. È arrivato il vostro content creator. Buonasera, buonasera. Grazie Falcetta. Buonasera, buonasera. Oh, salutatemi. Ah, Ciurica di E Cecolo. qua sono. Ora che ci sono, non mi salutate. Aspetta, guardiamo lei. Mandatemi cuori, baci. Benvenuti Nunzio Armando, è un piacere vedervi e risentirvi. Grazie Mariella Longo, bello. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera.
Moglie, la giornata che oggi ci hanno fatto conoscere. Accetti il tuo e passo stasera. Grazie Maria Concetta. Ci hanno fatto conoscere oggi Nicole Lucia di 20 giorni e la mamma ci ha detto che Nicole Lucia è una nostra fan. A 20 giorni. Certo, già era fan quando era nella pancetta. Già quando vista mamma. Mia era più lotti. Grazie Maria BDF, BDF Mastroianni. Ci si cazzo, mio cuore. Dite la più lotti. Che bella. Dite Maria, dimmi cos'è BDF. Ma questa zia fa niente. Sua zia, ora dopo ve ne parla. Ma non lo so, grazie Maria Leone. Grazie Viviana Romanello. Ora ne parliamo del content creator. Qualcuno mi ha scritto in privato, cerco una casa per un mese a Bressanone, perché... A Bressanone, ma certo. Io non c'è più nessuno lì. Non c'è più la Zaffandina, una bella donna, ma non c'è più. Ci sono i figli, fosse la Zaffandina. Non lo so. Non lo so, perché praticamente lei aveva due figli, uno è morto perché era malata, diciamo, l'altra che si chiamava Hilde. Evviva Hilde! Ma quanti anni poi, la tua età? Sì, la mia età... Più grande, ma almeno se campa ne ha 85, vabbè, c'è come ciò. Minimo, hai una bella donna. Ah, Hilde, una bella donna, forse bella. Se c'è ancora 85, ah, ma perché 85 non ci può essere. No, certo. Perché mi sto facendo il conto che quando io ne avevo 14, Hilde ne aveva 103, lei ne aveva almeno 40. quindi 30 anni, 90. 90 anni, certo. Io spero che c'è. 90 anni è la figlia di Fanny, quindi Fanny oggi ha il saluto perché... 150 anni. No, cioè. No, 150 anni, no. 130. Però no, penso 110. Però dovete considerare che i figli di Hilda, che aveva due, grazie, figli di Fanny, quando avevo 14 anni, ne avevano 18-20, quindi oggi ne hanno 70-72. Le figlie di Hilda? Certo. Ah, allora le figlie di Hilda abitano ancora a Bressanone, si presuppone. Sì, ma non so. Che sono le procugine del corpo. Allora, no, Hilda era figlia della zia Fanny, perché mio zio l'ha sposata in seconde nozze, aveva già questi due figli. Quindi diciamo che erano cugini acquisiti, ma non mi ricordo manco come si chiama il marito di niente. Grazie da Maria Pezzicola. Non so come si chiamano le figlie di tua buonasera mamma. Zizzo, buonasera, quindi non sapevi niente dei figli. Fino anni fa lo sapevo, ma adesso anni fa, diciamo forse 30 anni fa. Però sa benissimo della sa benissimo della zia Fanny che tra poco ne parlo stasera. Come la prossima volta, se siete curiosi, domani sera dalle 8 alle 9. Domani non si sa se saremo in là. Dalle 8 cose che fare. Dalle 8 alle 9 ci sarò io. Ah, c'è lui che ti parla di Fanny domani. Non lo so, vediamo. Siete curiosi. Certo, già mi hanno chiesto subito la zia Fanny. La zia Fanny era la moglie del fratello di mio padre. Allora, non era come il nonno morto. No, non era come mustarda. No. Non c'entra niente. No, la zia Fanny è reale. Mancano 200 stelle per chiudere il party. Ne mancano 20 secondi, ragazzi. 200 stelline, dai. Chiudiamolo. La sera Sinagra. 200 stelline per chiudere il party. Circa 10 secondi. Mamma, una maglieria. Dai. Ciao, Bea. Dai, 100 sono arrivate da Angela Puleo. Grazie al 300 e chiudiamo il party. Utena Band, anche a te. Spero che non sia un insulto, però certo. Anche io ti rispondo. Va bene, per 100 stelle penso che il party non si è chiuso. Buonasera Simone, ok. Buonasera Valentina Rizzotto se c'è, a Teresa, a Laboriello, a tutti quanti, Anna Maria. Un saluto dalla Francia, da San Nazaré. Va bene, volete raccontare, visto che oggi non parla della zia Fanny, volete raccontare cosa è successo oggi pomeriggio con Nicole Lucia, meravigliosa,
Allora, oggi siamo passati molto velocemente dalla Urpi, perché quando ci ho scluccato il cacchio. Grazie Angela Puleo, ma si è chiuso il party, grazie Camilla Piraino. Il conte doveva scluccare, che faccio una riparazione. Aspetta un attimo, Boriello, niente, party non ottenuto, va bene. Vabbè, voi continuate per tutta la live. Va bene, continuate perché ora ne parte un altro. Perciò siamo andati dalla Urpi, è arrivato un uomo, no? Dice, ragazzi, io vi devo fare conoscere mia moglie, ma soprattutto mia figlia, che è una vostra grande fan. Cioè, si sarà, chissà. Ciao, capitale, stessa barra. Sì, sarà una, chissà, una ragazzina, una bambina di 9 anni. Perché prima l'avevamo incontrato, un'altra coppia con due figli, un maschietto e una femminuccia. 9 anni, 8 anni. Sì, noi abbiamo lasciato la Urpi. Grazie, Carmela. Abbiamo lasciato la Urpi e siamo andati incontro alla moglie e alla figlia. Carmela Vassallo, ma vivi a Treviso? Ma chi, noi? No, Carmela Vassallo. Ah. E quindi siamo andati incontro a questa moglie e questa Ciao, figlia. Ciao, Rosanna Giurato. È arrivata la moglie, bella, si chiama Gufetta, la nostra fan accanita. Ma ci ha detto, ci vi voglio presentare mia figlia che è una vostra grande fan. Sì, un niente, io la ciccavo, c'è lei, Nicola Lucia. Ciao, Bonda, Bonda. Ho abbassato gli occhi. Sì, ma quando c'ho questo spiccio? C'è 20 giorni. Se già la mia grande fan è a 20 giorni. Fatto sta. Un miracolo. Che quando il conte l'ha presa in braccio, ci ravivo l'occhio e ci arrivo. A 20 giorni. A me tutti i bambini. Che meraviglia, che meraviglia. Silvio che sta in braccio con me e mi accarezza. Ora c'ho anche a Nicole. Abbiamo tanti grandi bambini che quando li tengo in braccio mi aprono gli occhi e mi ridono. Il bello che ha Gufetta. Che sentono? L'amore paterno, di nonno, di zio, non lo so. Buonasera da Villanova di Guidonia, provincia di Roma. Ciao Fanuta. Ho il telefono nuovo e non so come mandarlo. Sì, ma davvero a cipullo. E di mia sorella Giuse, fatemi spiegare di Giuse come funziona il telefono, però l'importante è che sei riuscita ad aprirlo per la live. Fatto sta... Qua è Jessica Gufetta Caldo. Mio marito e mia figlia. Stavamo parlando proprio di Nicole Lucia, meraviglia. Fatto sta che dice prendetevela in braccio, se no io no, completamente all'indionna. Il voto è segreto. Sì, completamente, perché c'ha 20 giorni, non l'ho preso mai, manco a mia nipote. Giuro, Valentina, ma a mia nipote Aurora, la figlia di mia sorella, l'ho presa quando aveva 2 mesi per la prima volta in braccio, perché io proprio, perché io mi scanto da ci sto. Ma io ho tutti questi bambini. Io sono una ragazza, no? No, di 20 giorni, di un mese, appena me li prendi in braccio, si girano, non piangono più, mi ridono. Ci arrivo, che cos'è questa cosa? Ah, comunque, sono innamorati già, 20 giorni. Ah. Che cos'è? Che significa? No, ragazzi? Perché io mi scanto che ci sto a destra, ci sto a bene. No. Perché sei mastino, sei materiale, sei pesante. Allora, siccome io sono come un elefante tra i cristalli, perciò meglio di non fare. Maria Concetta Morello, bomboniere a Catania, oggi porta la casa nella salsiccia. Ma hai scritto qualcosa di simile anche prima, ma non riesco a capire cosa vuoi dire. Bomboniere a Catania, oggi porta la casa nella salsiccia. La casa nella salsiccia, scelto. No, non l'ho capito, boh, non lo so. Me lo devi spiegare. Silvio è innamorato di Armando, ma anche di Nicola Lucia è innamorato di Armando. A Vindionna è più unica di Silvio, scelto. Maria Cicciarella dice anche mio nipote di un anno vi ama, grazie Daniele Giancarlo Leardi ha finito. Comunque abbiamo tanti bambini che ci amano, devo dire, anche quei due bambini quei della due coppia. Bambini, c'era lui, il maschietto che era... innamorato, poi a un certo punto hanno visto solo il conte. Non riuscivano a realizzare che fosse Hanno io. Visto solo il conte, a un certo punto c'era il maschietto. Da Malta. Il maschietto fa sua mamma, dice ma manca Nunzio. Poi a un certo punto ci ha visti a tutte e due e lui era emozionato. Se c'è una cosa che mi manda in estasi è la vostra semplicità e la gioia di vivere. Grazie Claudio. Grazie Claudio, ma è vero comunque. Noi a me sempre. Oggi incontrare prima quel bambino nelle scale mobili che tremava e mi salutava perché io scendevo e lui saliva. E lei mi mandava baci. E lei mi mandava i bacetti, la sorellina. Poi dopo erano seduti al bar, noi siamo passati.
Cioè, ma lui mi guardava con le lacrime agli occhi come per dire: ma è lui o non è lui? Ma sono loro? Cioè, i bambini sono. Ma la verità si sa, dai bambini dagli ubriachi. Imbriachi non li conosci. No, boh, a Urpi, boh, ubriaca oggi era Urpi. Infatti. E vabbè, ma perché era ubriaca? Perché appena l'ha vista è andata in estasi. Certo. Ciao belli, siete un'ottima compagnia. Grazie Patrizio. Ciao cara, sì, per leggere i messaggi mi fa uscire dalla live, a meno che ho sbagliato a scaricare Facebook. Zizzo, proprio tu, no, sì, tu e la tecnologia proprio siete un tutt'uno, devo dire, proprio. La zizzona mia, buonasera carrozzona, buonasera Mariuzza. Non vi affacciate dove devo suonare. Francesco Tomasini. Vedi che hanno suonato. Hai suonato. Lo vedi che ho sentito suonare io. Io no, perché le cagnoline non hanno abbaiato. Io ho sentito suonare piano, ma ho sentito. Ma ciao, finalmente vi sono la diretta, siete fantastici. Non l'ho capito, perché c'è qualcuno che suona mentre sono con me. Non lo so, affacciati. E vedi se c'è qualcuno. Non vi affacciate, dove devo suonare? Aspetta che mi affaccio. Affacciati. Scusate. Perché ho sentito suonare. Ragazzi, qua abbiamo uno scoop, ora vediamo, ci andiamo. Vediamo. Aspettate che giro la camera. Certo. Vediamo, eh? Ma non c'è nessuno. Qua sono. No, vabbè. Buonasera. Buonasera, grazie. Grazie, no, vabbè. No, non ho sentito il citofono, perché a volte non dove suonare veramente. Ma che, perché le cagnoline non hanno abbaiato. Ma non ci avete portato niente? Chissà, c'è un caffè per mia, niente. Ma sei uno sfacciato, lasciatelo perdere. Vado a prendere, se lo porto. No, no, sto scherzando. Grazie. Non scherzate mai, quando chiedete volete. Non è vero. Ma senti, scusa, mi dai 100 euro? Non scherzo. Non scherzo. Siete fantastici. Grazie. Grazie. Grazie, un grazie bacione. Ciao. Va bene. A Biancavilla. A Biancavilla, Maghi. Va bene. E come ti cerco? Allora, Tomasello Francesco, io sono del bagno Maria Cristina. E quindi arrivo a Biancavilla e chiedo a tutti. Certo. Cosa? Arrivo a Biancavilla e chiedo a tutti di Francesco Tomasello. E di Maria Cristina. Ti conoscono porta per porta. Siamo bella gente. Bella gente, scelto. Va bene. Ciao. Grazie. Buona serata, ciao. Vedi che hanno suonato, tu non mi credi? Non l'ho sentita, aspetta che prendo il cuscino. Vedete che io avevo sentito bene. Scelto, lui non mi crede mai a me, ma io avevo sentito, scelto. Vedete che i follower arrivano fino a casa, no? Vabbè, io li amo, belli. Ma chi sono questi due signori? Due di voi che hanno capito erano dove, qua da Biancavilla. Dove abitiamo, sono passati, ci hanno fatto un saluto. Non mi buttano un handy, però scelto. Sfacciate e io ho chiesto un caffè, io non è che ci ho chiesto... Grazie rosso per le stelline. Grazie, l'avete visto che meraviglia, però non ce n'erano picciriglia, no, niente senza bimbi, niente. Che a macchina Biancavilla ciccale ci conoscono tutti, sono bella gente, diciamo. Sì, e quando ci vado chiederò. Grazie, molto carini, queste cose ti rallegrano il cuore veramente. Chi se lo aspettava? Era una live aperta. Dai, tutto in diretta. Sì, perché sì, io avevo sentito suonare, però io ho detto hanno suonato. Ma siccome di solito le cagnoline abbaiano quando suona qualcuno, è stato un colpettino delicato. Sì, delicato. Dice suono o non suono? Mi attengo al citofono oppure faccio un colpettino così? Ciao cari, salutate mio marito Roberto e mio piccolo Enea. Oggi abbiamo festeggiato il suo compleanno. Ciao Enea! Roberto, ciao Enea! Auguri Enea! Bello Enea! Ciao Nunzio e mitico Conte. Ciao Maria, dovevano dare 100 euro. Certo, Ornella! Manco 100 euro mi lo sanno. Domani passi anche tu e passati tu. Poveri, Antonio, poveri. Basta Capotti, 100 euro per lui e un caffè per me. Certo, passa, io chiedo poco. Passa. Ma che bello, una live nella live. Hai visto Poli? Con noi c'è sempre da stupirsi e meravigliarsi, quindi non è,
Non date mai nulla per scontato. Grazie Cinzia, grazie, 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 grazie. E noi l'affetto, al di là degli haters che chiedi proprio... In quale comune abitiamo, Giuseppe Grassi? L'affetto noi lo avvertiamo tutti i giorni tramite i nostri canali, quando noi usciamo, sotto casa, come avete visto. Sì, la Dani, veramente tante. Queste cose sono le cose che poi ti riempiono il cuore, sono... i regali più belli. Ciao Isa, la prossima volta suono anch'io, però vi porto qualcosa. 100 euro a me e un caffè a Parisi, porto un caffè a Pippi. Bagheria è vicino a Bressanone. Ah, diciamo che sì. Abitava a Fannita. Sì, 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 è nata lì, poi abitava a Rovereto. A Rovereto, se venite verso Trapani vi aspetto, va bene. Non, sì, vediamo un attimino, ma piedi sì, posso venire? Sì, o con la macchina? No, appena arrivi all'angolo devi girare a destra, sei già a Trapani. Come? Maria Rocetta ti sei allontanata? C'è stata una live nella live. Poi ti rivedi la live. No, ma astuta, perché ti ricacci il popolo subito. Perché come dite voi siete di certo, noi. Ovvio, ovvio. Noi siamo... Allora, chi ci incontra tutti i giorni nei centri commerciali vedono chi siamo veramente. Al di là del telefono, al di là no, dei video. No, no, Caterina, no, perché erano veramente di passaggio, perché dovete sapere che oggi, in una zona di dove abitiamo, c'è la festa della Madonna, quindi probabilmente sono venuti. Ma per parcheggiare qua, ma sono venuto apposta. Dice la calzolaio, domani passa lei. A che ora? A che ora? Non vi dovete chiamare morti di fame, morti di allegria. Ti giuro, ti faccio trovare il caffè se mi porti 200 euro. Ah, io ci fai caffè a mia Nendi. Ma perché tu me non hai 200 euro? Anche un bicchiere d'acqua ti faccio trovare, che col caffè c'è sempre il bicchiere d'acqua. Ma se offri un latte di mandorlo, no? Sì, latte di mandorlo. 200 euro. Un caffè. Certo. Grazie, Sergi Monica. Ciao, Lidia, ti salvo. Potete andare sempre nella barra dei commenti, sotto c'è una stellina, ci cliccate sopra. Se Facebook gratis vi dà le stelline a campione, inviateli, perché per noi è molto importante. Come, come? Ma sinceramente anche tra le persone che conosciamo, chi suono passa solo per un saluto così? Si passa per un caffè, un pranzo, una cena, lo è da una vita. E io è da una vita che non vedo la gente passare a urlare ciao Isa, buona giornata, è vero. Isa, perché non siamo lontani. No, passava io. Anche se sei... anche se sei sarda, e non sardignola, perché non no, lo sei, sei no, sarda. Mi soffendo. Sappi che nel mio DNA c'è anche sangue sardo. Il posto lo conosco perché ho visto il conte scendere la spesa dalla macchina. Antonio, su verità buttare in caffè 100 euro, se no non ti presentare proprio. Quindi te l'ho già detto Isa, no? Che nonno materno, grazie Francesca Rinini per le stelline, il nonno materno era di Oristano. Buonasera alla mia ex moglie che l'ho vista entrare, anche lei passa da grazie qua, mi saluta. Verona. Una bella grazie, donna. Grazie. Carina, passa. Dobbiamo venire, devo portare a questa signora a Verona. Grazie Terri mia e grazie Gerolamo Mandano. Grazie per queste stelline, inviatele se ce l'avete gratis, inviatele. Grazie Antonella Venere. La parola intramontabile è fantastica. Un po' mi ricorda Vando Siris. Siamo come Vando Siris. Quando scendeva dalle scale col suo abito da sera, le rose in mano e cantava... sentimentale noi come Vando Siris. Grazie Margherita Caraccio, quindi non andremo mai in quel bellissimo viale alberato di quelle vie. Cuori, mi invitate a pranzo. Il viale del tramonto. Per un latte di mandorlo al giorno 400 euro, Teresa. Poverli, Parisi, basta capotta, spise, dolci, cioè poverli però. Amata. Va bene, domani vi aspetto, Simona, tutti. No, Katia, Pimbra, dice domani, allora, se no gli passa per allora, domani qui in questa casa non si pranza, perché c'è... un funerale storico, storico veramente, ragazzi, questa è storia. Non c'è, c'è il funerale di Sua Maestà Elisabetta II, regina del Regno Unito e regina di tutti i reami del Commonwealth. Muore è il mio, come mi chiamo domani,
mio, come si chiama? In che se... non ho capito. Grazie, dona della Scaccio. Aspetta che lo leggo meglio. Manuel è mio, come mi chiamo domani? Mio, come si chiama? Stasera sono un po' indecifrato. Non lo so, ma ragazzi, la stenografia è un'altra grazie, cosa. Grazie, grazie Serena Conti. Sì, venite, vi ospito volentieri, tutto pagato. Tu devi a Verona. Allora dobbiamo andare, dobbiamo portare a lui all'arena, in piazza Brache di fronte, la strada dei negozi e dei grandi film. Auguri Caffarella, auguri. Perché lui, anche se non piace il giapponese. Ah, domani è il suo compleanno di Irene. Anche se lui non mangia giapponese, lui lo prende lo stesso e me lo mangio io. Cati, vedi che io, noi abbiamo il tuo regalo, un pensierino più Lorenzo. O conte mi disse appena io ancora si connusci, io spacchetto e ma io ci dissi no, ora lei chiama, scelta. Porti anche i pasticcini, allora 100 euro i pasticcini. A spizza, che ti pranzo, posso dare pranzo, e che ci posso offrire? Ah, un pasticcino che porti tu te lo offro. Sicuramente la tua ex moglie è entrata quando ho sentito l'odore dei soldi. Ma chi lo già si sente? Chi lo sa che fa parte della banda Bassotti? Ce l'avete presente la Walt Disney, la banda Bassotti che gli voleva rubare sempre a Paperone dei Paperoni? La stessa cosa. Voglio inviare un regalo, come? Devi scrivere in privato. Ma mandare, devi scrivere in privato su Instagram o su Facebook. Abitiamo allo stesso paese. Chissà, c'è Giuseppe, sono sai Giuseppe tu. Grasso, tu di dove sei? Dimmi di dove sei, dimmi tu. Dimmi di dove sei. Domani mi compriamo, domani mi compriamo. Auguri. Irene Benigno, l'abbiamo capito, ma non si fanno gli auguri prima? Siccome amo pulire, se no. Mi ospitate vi pulisco tutta la casa. E no, già... Falla venire di sabato. Falla venire, sabato puoi venire, certo. Isa, mi è sfuggito il tuo messaggio. Isa non mi ha risposto. Ciao Elisa Quartarone. Ciao Elisa Quartarone. Isa non ha risposto al mio messaggio. Grazie Agata Maria Nicoloso per le stelline. Ah, però non accetto. Beh, ovvio, senza annuncio non si va da nessuna parte. Certo, allora, se non sarà casa mia. Se Nunzio sta a casa vengo io. Io ho visto all'arena dei concerti bellissimi, ho visto due concerti di Bjork spettacolari. Signor Conte, ma quella signora che ha preso a ballare come sta? Ancora è in prognosi riservata? Chissà. No. Carmen è in prognosi riservata. No, quello che ti ho detto che adesso non bussa più nessuno alla porta e dice ciao Isa, buona giornata. È vero, però nonostante siamo lontani, che tu sei sarda, io siciliano, ti dico Isa buona serata, e tra noi ci lega qualcosa, nel senso che mio nonno materno era di Oristano, quindi sono un po' sardo, no? Buonasera, no, da Monica. Una bella coppia, questi qua simpatici, bello. Povera Carmen, no, Carmen era tutta infusa. E tu sai, napoletano, cosa significa mia, tutta ragione, questa settimana tenetevi pronti, sono... Vabbè, noi ci pronti siamo, pronti, noi siamo pronti, però se tu ti conosci ancora, chi dovrà putoriale su di Chieggio, te lo dico io. Perciò Annalisa Boriello, Carmen era tutta infusa, e non dico cosa significa, ma chi è napoletano lo sa, e la Boriello lo sa, Simone, la Boriello è infusa. Simone, ok, sta ubriaca e ciecata da ieri, non mi ha visto su YouTube a me. Ma no, vabbè. Vabbè, sono... ma occhio anche è sempre ubriaca, no? Da ieri. Monica, sempre. Perché peccato che non abiti in Sicilia? Non c'è. Vuoi chiedere per favore al mio Rizzotto dove è stato oggi? Rizzotto, dove sei stata oggi? Un abbraccio da Cuneo, siete grandi, grazie. Ma non è stato Rizzotto oggi? A giocare a scopa? No, io a Briscola. No, non è cosa da Rizzotto. Tu hai pure Annunzio Estere, va bene. Meglio. Ma quale povera Carmen, Gelsomina. E a proposito, oggi la mia Rita Caffarella di Trani fa il compleanno. Ieri l'ha fatto Rita. L'ha fatto ieri. Allora Rita, auguri per il tuo compleanno che hai fatto ieri. Tanti auguri. Quanti anni hai fatto? 72. Tanti auguri a te. Facciamo gli auguri a Rita Caffarella. Ma non c'è stasera. C'è, ha scritto per i suoi 72 anni compiuti ieri. Ma perché è più piccola di Carlo III che ne ha 73? Certo. E Monica, non te lo posso dire cosa significa. Anfusa è una parola napoletana che la sanno solo i napoletani. Significa tutta eccitata, che tutta... ne sai tu? Già tu spiegai,
No, anfusa, magari quasi. No, assolutamente. No, io l'ho sempre sentita. È napoletana, è tutta anfusa. Tutta eccitata, tutta. Grazie Loredana Laimo, grazie. Aurca. Katia, cercherò di aiutarti perché certo. Di quale paese siete? Un paese ridente alle falde dell'Etna. Comunque tra poco la mia ex moglie ha cambiato casa. Tra poco noi andremo a casa della mia ex moglie, io farò i video all'interno. Io sono napoletana, mezzo siciliana, ma io al nord, quindi Melania, sì, anfusa magari tu. Continua, annunzio. E che continua? Il Rizzotto non è stato oggi, non lo so. Ma come Rizzotto? È Simona. No, lei mi ha detto, cioè, chiede alla Rizzotto dove è stata oggi. Ah, ok. Sono mai spugni. Monica ha un marito siciliano, sei napoletana, vive al nord, ma essendo napoletana sei tutta anfusa. Comunque, poi che c'ha il marito siciliano. Oggi mi fece un sindiare, papà Anna, levatevi questa convinzione dalla testa che la panna copre i sapori, no. Non si usa, la usa chi non sa cucinare. A mia mi piace ma mangio, basta. Allora ragazzi, se la panna non è buona, non mangiate più i pasticcini con la panna, non fateci mettere la panna nella panna. No, allora dico la panna da cucina. No, io dico tutta la panna. Ciao Crescenzio. Allora, con voi volevo fare un augurio a tutte le persone che hanno perso i propri cari nel naufragio. Sì, Barbara Frigerio, è vero. Più che fare un augurio, ci stringiamo intanto a tutte le zone purtroppo alluvionate da questa bomba d'acqua. Ci uniamo a tutte le persone che hanno perso la signora, il marito e il figlio, che hanno perso, che ha perso il nonno, eccetera, eccetera. Ci uniamo veramente a questo, che dire, a questa veramente, a questa apocalisse di acqua e di fango che ha devastato le Marche. Veramente un'apocalisse di acqua. Allora, siamo Francesco Junior, Francesca e Maria Cristina, quelli di poco fa. So che ci avete rimproverato che non vi abbiamo portato niente. Affacciatevi adesso. Nunzio! Vieni qua! Scusate un attimo. Yeah. Prendi il telefono. Hanno risuonato? Sì, hanno anche scritto. Aspetta, aspetta. 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 Ragazzi, di nuovo, nuovamente, vediamo chi è stavolta, no? Vabbè, stasera. Ma non ti ho rimproverato, ma stai scherzando? Sì, buonasera. No, no, assolutamente no. Ma io stavo no. Scherzando. Scendete qualcosa, scendete voi, perché vi abbiamo portato un piccolo pensierino. Dai, no, ma stavamo non posso. Ora ci resto male io, perché noi lo diciamo a tutti in maniera scherzosa. Ma io vi seguo da tutte ogni mattina, sono come ogni pomeriggio. No, vabbè. E dobbiamo scendere ma adesso. Così? Sì, siamo con le infradito. Dai, perché stiamo facendo la live. Niente. Dai, facciamo la live in diretta ma, giù con ma siamo inguardabili. Lo so, io pure sono in pantaloncini. No, vabbè, comunque. No, scendiamo. Stiamo scendendo. Cioè, no, vabbè. Io a così esci. No, vabbè. No, vabbè. Con questo. Dai, non puoi scendere con questo. Conto... non puoi scendere con questi. No, vabbè. Ma io voglio morire. Ma stasera voglio morire, ragazzi. No, vabbè. Tutto in diretta. Tutto in diretta. Ma io voglio morire, ma così ci dobbiamo presentare. È veramente. Dai. No, vabbè. Ragazzi, ci siete ancora? Sì, ci sono. No, no, la spengo. No, vabbè. Io sono qua, sto no, chiamando la scena. A te stanno vedendo. Ma meno male che non ho fatto gestacci. Vabbè, scendo a piedi io. Ragazzi, io scendo a piedi. C'ho la sigaretta accesa. No vabbè, se volete vedere le condizioni di come sto scendendo io, guardate, tagliate. Io voglio morire ora, ora, in questo istante, scelto. C'è
Avete colto di sorpresa? Siamo proprio... No, vabbè, non ci guardate, no? Non ci guardate. Tu sei tutta elegante, intanto ci stringiamo la mano, salve. Guarda che noi scherziamo, lo diciamo a tutti. Per me è un piacere. Ciao, Gioia. Perché vi ho conosciuto tramite mia moglie su Facebook. Salutate i nostri follower che ci stanno guardando. Buonasera. Vediamo, aspetta. Facciamo vedere. Adesso la prova costume non serve. Apri, vediamo, apri. No, perché ci stanno guardando nel frattempo i chiesi. Aspetta che io mi metto da qua. Sì, ma a questo punto ci dovete venire di nuovo a trovarci. Con molto piacere. Vi offriamo, il conte vi offre un caffè. Un caffè? Mi piacciono le tue imbradito. Non mi anche quelli del ma perché siamo stati fuori, quindi poi ci siamo messi in libertà perché per fare la live. Noi tanto ci vedete tutte le sere da qua e vi chiamiamo. Vi chiamiamo, però che c'è, ci vedete, c'è? No, dico le live, ci vedete in mezzo. No, vabbè. Allora questo si chiama arancina, lo rispiego di nuovo, arancina. L'arancina è quella tonda, la palla di riso. Ecco. L'arancino è a punta, quindi ma è maschio. Chi se li mangia? Tra l'altro, il nostro arancino rappresenta l'Etna. Ora voi direte, ma l'Etna è donna, ma il vulcano è uomo. Il vulcano è uomo, certo. Giusto? Comunque uomo o donna, avanti, noi mangeremo stasera, ma... Non sappiamo come ringraziarvi. Veramente, grazie. Qui e vi chiamiamo, l'agenda magari ci chiamerà per pazzi. No, ma magari non ci siamo. La casa è molto grande, sì, finisce visto dall'altro lato perché sono due appartamenti, quindi viviamo più l'altro lato. Nunzio, ma parla sempre. Lo dice a me? Sì, lo stavo spiegando. Io lo conosco. In quel castello chi mangiava con mio nonno. Certo, vedete, era la zia vedete mostarda, come guarda tutti i video. Faceva la mostarda. La mostarda, sì, sì. No, vero. Sì, guardate era la madre del nonno. Cioè, mo, paremo scappati di casa proprio. Quindi. Ecco, magari bombe. Magari bombe, perché è stato un piacere veramente conoscerti. Grazie per la sorpresa. Grazie. Assolutamente. Grazie. Non so come mettere le stelline. Niente, non ti preoccupare, se Facebook, te le dà, te lo dice, ti appare la scritta, invia stelline gratis. Perché io ho riconosciuto la casa una volta che vi ho visto affacciato. E c'era sua moglie che è venuta. Ah, c'era mia moglie. Le 50 euro per farti il regalo. Quella ladra, quella fa parte della banda Bassotti. Ancora, che la mia ex moglie. Rudy della banda Bassotti. Bellissima, bella donna. Non è che più bella si fa, come hai detto tu. Ah, c'è come vino lei, che sono quelli che vogliono rubare Paperon dei Paperoni perché è ricco. E in questa banda Bassotti uno è fidanzato contro un'altra mezza cazzata. Sì, certo. La stessa cosa. Vabbè, ragazzi, grazie. Comunque, grazie veramente. Grazie, non dovevate, però avete fatto bene. Avete fatto Speriamo. Ci prenderemo un caffè insieme. Grazie, vi aspettiamo. Grazie, ciao. Ma non dovevano, però. Certo, vediamo, no, vabbè. Tutto in diretta, ragazzi. Due belle arancine, due belle pizze. No, vabbè, ora mi mangio belle arancine. Ah, mo, se sapevi non cucinavi tu. Ma però... Niente, mi mangio lo stesso. No, vabbè, comunque potremmo scappare a casa, guarda che meraviglia, scappate di casa stiamo parendo, no, vabbè. Ora gli arancini si raffreddano, quindi fra poco dobbiamo chiudere. Guardate che meraviglia, ragazzi, pizze. Ma veramente, no, però, dai, non dovevano. Grazie, vi grazie. Amo, grazie perché sono ancora in diretta. Ma sapete che adesso sta succedendo tutto? Io mi sono rilassato la sigaretta prima da sotto, vabbè, ora li scendo, me la prendo. No, vabbè. Ah, vabbè, sto su. Sono la moglie, mi è arrivata alla luce 279 anni. Visti che la signora ti conosceva la garantia, ce li ho visti quando c'era tua moglie, scelto. Vabbè, comunque, ora andiamo di nuovo nella nostra postazione fantastica. Dopo tutto questo. Ma se ne si viene a bar a cantare i cosi e tornare? No, no, vabbè, ma io vi amo profondamente, sappiatelo, perché questo. Cari haters, guardatevi questa live, questa è la gente che ci ama e per fare queste cose vuol dire che noi doniamo tanto tutti i giorni, fatevene una ragione, certo. Due belle arancini, due belle pizzette, amore, dammi l'arancino come mangio in diretta. Ma completamente. Come no? Quelli li congelo per il tuo compleanno.
Però no, che carini, ma ci dobbiamo andare a trovarli. Certo. Ma il figlio dov'era prima che non si è visto? Non lo so. Ah, un figlio. L'hanno trovato poi. No, l'ha partorito lei durante, certo. Mangiate la salata, io ho comprato il 12. Avete visto che sorpresa? Ma io non lo so se accadono a tutti i content creator, appunto per rimanere in tema di content creator. Io non so se queste cose accadono a tutti o veramente noi ci dobbiamo prendere questi meriti inaspettati, perché io proprio rimango sconvolto, come se fosse ogni cosa che accade è come se è la prima. Come se fosse la prima volta. Vabbè, io vado di nuovo di là a spizzicare in arancino, tra poco. Eccomi, grazie, 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 grazie ancora. Queste sono, ecco, queste sono, ma oggi è una giornata di emozioni, no? Avere visto quei due bambini, fratelli e sorelle, emozionatissimi, aver tenuto in braccio Nicole e Lucia, questa sorpresa, non lo so, oggi una giornata scoppiettante, una giornata ricca di emozioni. Sì, Monica, abbiamo i cagnolini. Sì, questo è affetto, questo... Non lo so, veramente, una giornata emozionante, perché poi abbiamo parlato di Nicole, abbiamo parlato dei due bambini, abbiamo fatto vedere questi foto, poi abbiamo fatto altre fotografie con un altro signore, con la moglie, con un'altra coppia. Cioè oggi... Vabbè, a questo punto io direi di chiudere prima, mo, perché se no sì, si freddano. Noi dobbiamo... chiudiamo la live, perché se no si freddano. Io assaggio di arancino e una disgraziato cosa. Grazie Maria Lucera, è vero, da domani live con Giacca e non si sa mai la prossima live no. Vestiti da matrimonio, va bene, non si sa mai. Ciao Giuseppina, grazie, però il countdown lo faccio, sì, fai il countdown. Faccio il countdown e poi ci vediamo domani sera dalle 8 alle 9, quindi dalle 20 alle 21, se lui non c'ha la possibilità. Ci sono io. Parla della zia Fanny. Va bene, credo che questa sia la conferma di essere. Ma sì, guarda, Angela Maria, oggi una giornata di emozioni, emozioni pure, emozioni vere. Ma boh, non lo so, vabbè. Grazie Cettina Lanza per le stelline. Allora, facciamo. Allora non si può sentire. Facciamo questo countdown insieme a lui. Un numero lo dico io, un numero lo dice lui. Ha deciso così. E nei 60 secondi era sì, non so, eravamo molto emozionati. Che succede di bello? Dovresti rivederti la live perché sono successe delle cose bellissime. Io Maltese, Mirtilla. Ciao Mirtilla! Per esempio, avevo un nome da donna che se avessi avuto una figlia femmina gli avrei messo Amaranta. Sì, Armando, ora diranno che è tutta una farsa e l'eravate messi d'accordo. Ma posso dire, non li conosciamo. No, assolutamente. Li abbiamo conosciuti stasera e si vedeva, penso. Ma completamente. Io una... Ragazzi, se vi nasce una figlia femmina a qualcuno di voi, mettetegli Amaranta, perché amo questo nome per una donna. Sembra forte da bambina, ma da grande una donna che si chiama Maranta è la fine del mondo. Allora, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, grazie Tiziana Acciai, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43. Comunque mi sto esercitando perché mi devono chiamare al bingo a me a lavorare. 43, 42, 41, 40, 39, chiamano Cinquina, 38, 37, 36, 35, altre 5 in sala, 34, 33, e con 2 cinquine in sala andiamo avanti per il bingo, 32, grazie Cosimo Mattichecchia, 31, 30, 29,
28 27 grazie Deborah Farcetta, 26 25 24 23 22 21 20 niente più stellina, ma noi stiamo andando 19 18, gli ultimi 10 secondi me li faccio io. 17 16 15 14 13 12 11 da qui ci sono io, mi raccomando. 10 9 andate sempre nella barra dei commenti, se siete fortunati Facebook gratuitamente vi farà mandare le stelline. 8 7 6 5 4 3 2 1 chiamano bingo. 3 quarti, mezzo, un quarto, zero. Simona, buonanotte a tutti, vi ricordo domani sera, ciao Maria Grazia, ci vediamo domani sera dalle 20 alle 21, ma sicuramente ci sarà il nostro promo in maniera tale che ve lo ricordiamo. Happy New Year Giuseppe Grasso, come si dice? Merry Christmas, Happy New Year, Natale e Capodanno. Da questo momento che avete visto come si fanno le sorprese ai morti di fame, avviatevi. Certo. Ogni sera buttate tavola a casa. Grazie Maria Patrizia Salvi per le stelline. Aspetta, no, però sono stati troppo carini. Troppo. Buonanotte a tutti. Buonanotte, a domani. Buonanotte, qua ci ho mangiato un bel arancino. Buonanotte. Anzi, vi faccio vedere che già ne manca metà e poi chiudo la live. Vabbè, io mi alzo. Buonanotte. Stiamo chiudendo con 200 persone stasera, perché proprio quella sorpresa proprio li ha... No, accendi la luce. Faccio vedere che già io ho spizzicato. Oh, scelto. Guardate che vi faccio vedere. Aspettate che giro la camera. Già mi riscippai mezzo io nel frattempo. Qua ce n'è un altro. Ma noi avevamo preparato altre cose, però scelto. La tavola è quasi imbandita, ma noi andiamo a mangiare questo. Amo, saluta! Buenas noches, caballero! Buenas noches, señoritas, buenas noches! Grazie, Giuseppina Amato, per le stelline. Voi, vosotros, eres muchachi muy hermosi! Guardate il conte come è sceso la per chi conosce lo spagnolo, vosotros, eres... Muchachos, señoritas, muy hermosa. La polide vicina a Pernacchia quando una casa che quella è quasi spagnola. Sì, quasi guardate spagnola. Come è sceso il conte. Vabbè ragazzi, buonanotte. Buonanotte e a domani. Vi amo. Ricordatevi sempre che vi amo. Il vostro content creator preferito vi amo. Caso New York, chef. Buonanotte. Bella arancina, ora mi piglio, mangio, scelto, bella arancina.